La pace del Signore a tutti voi, fratelli e sorelle. Un'altra volta veniamo a voi dagli Stati Uniti dell'America e come sempre diciamo è una benedizione, è un privilegio e also un dovere che il Signore ci ha dato di lodarlo e di glorificarlo. E questa sera qui insieme a voi noi vogliamo continuare a lodare il nome di Gesù Cristo, di innalzarlo e di parlare della sua parola. Apriamo in una parola di preghiera. Signore, ti ringraziamo un'altra volta per questa opportunità che tu ci dai di introdurre qualcuno a te. Questo è quello che tutto il mondo ha bisogno. Il mondo ha bisogno di venire faccia a faccia con te, perché tu sei la luce del mondo, tu sei la risposta di ogni desiderio e di ogni problema che questo mondo conosce. Solamente tu, Gesù Cristo, puoi cambiare una persona, solamente tu ci puoi dare il dono della vita eterna. E noi preghiamo che in questa sera, durante questo servizio, nei giorni futuri, tu userai i cantici che sono cantati, la parola che è predicata, di toccare il cuore di qualcuno e di avvicinarli di più a te. E noi ti ringraziamo perché noi sappiamo che tu risponderai alla nostra preghiera e ti diamo la gloria e l'onore nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Fratelli e sorelle, glorifichiamo Gesù. Thank you.
Una armata pronta qui.
Signore, più di te, più di te, nel mio cuore, oh Signore, più di te, più di te, nel mio cuore, oh Signore, più di te, più di te, nel mio cuore, oh Signore. Per dire che noi ti amiamo,
ci hai amato prima e ora in risposta al tuo amore noi possiamo dire, Signore, che noi ti amiamo e noi ti ringraziamo per quello che continuamente tu fai per ciascuno di noi. Noi non lo meritiamo, ma tu lo fai lo stesso, perché tu ci ami. E tu vuoi che noi un giorno saremo con te e spendiamo tutta l'eternità con te. Signore, io prego che noi ci avviciniamo di più a te, e noi camminiamo con te ogni momento della nostra vita. Signore, ti amo, Signore Gesù. Aiutami e aiutaci di essere degni di te, perché solamente tu sei santo, mentre tu sei degno, e solamente tu sei glorioso. Gloria al nome tuo. Grazie, Signore. Amen. Amen. Gloria al nome di Gesù Cristo. Solamente Lui è degno. Fratelli e sorelle, questa sera vogliamo vedere quello che c'è scritto nel capitolo 10 dell'Apocalisse. Ora ci troviamo nel mezzo della grande tribolazione e incominciando dal primo versetto fino quando la settima tromba suonerà, c'è un intermezzo. Lo troviamo questo più di una volta nel libro dell'Apocalisse. Se vi ricordate, prima che Gesù aprisse il settimo sigillo, ci fu un intermezzo. Giovanni vede i 144.000 giudei, i 12.000 di ogni tribù di Israele che erano stati, che saranno sigillati con il sigillo di Dio sulla tempia. E c'è stato un intermezzo. La stessa cosa troviamo nel capitolo 10. Prima che la settima tromba suonerà, Giovanni fu portato e riceve altre visioni che sono scritte in questo capitolo. Versetto 1. Giovanni dice: poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. La sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Giovanni vide un personaggio. Giovanni vide una persona scendere dal cielo sulla terra. Giovanni dice che questo era un altro angelo potente. E se noi facciamo attenzione e vediamo come Giovanni lo descrive, dice che era avvolto da una nuvola e sul suo capo c'era un arcobaleno. La faccia era come risplendeva come il sole, e i piedi di questa persona, di questo personaggio,
erano come colonne di fuoco. La domanda è: chi è questa persona? Di chi parla? A chi si riferisce? Molti scolari biblici dicono che questo è Gesù, perché ci sono molte similitudini a questa descrizione di questa persona qua e la descrizione di Gesù che troviamo nel primo capitolo dell'Apocalisse. Ma fratelli e sorelle, non è Gesù, perché mai Gesù è riferito nel libro dell'Apocalisse come un angelo. È sempre riferito come l'agnello di Dio o come il re dei re e il signore dei signori. Giovanni dice che questa persona era un altro angelo, un angelo simile a altri angeli che lui aveva visto nei capitoli precedenti. È un altro angelo potente, simile agli altri angeli che il Signore gli aveva rivelato prima. Per noi, la parola del Signore ci dice che gli angeli sono differenziati in molte categorie. Ci sono i cherubini, ci sono i serafini, ci sono gli arcangeli e ci sono angeli che sono angeli normali. Ma questo angelo che Giovanni vide era un angelo potente, che lui ha visto. Sì, la nuvola e l'arcobaleno parlano della fedeltà di Dio alle sue promesse. Dice che questo angelo era avvolto da una nuvola e aveva un arcobaleno sulla testa. Questo parla della fedeltà del nostro Signore alle sue promesse. Fratelli e sorelle, quando il Signore promette una cosa, il Signore sempre mantiene le sue parole. E questo che il Signore vuole che noi comprendiamo, che noi possiamo confidare nel Signore, noi possiamo confidare nella parola del Signore, nelle promesse che il Signore ci ha dato, perché il Signore li porterà a compimento. Dice che i piedi erano come colonne di fuoco. Il fuoco parla, il fuoco può parlare di protezione, ma anche può parlare di giudizio. E in questo contesto parla del giudizio che il Signore sta mandando sulla faccia della terra. Alcuni scolari biblici pensano che questo angelo potente portasti è Michele, ma noi non lo sappiamo sicuramente, perché il Signore non ce l'ha fatto sapere. L'ha descritto, lo Spirito Santo l'ha descritto come un altro angelo potente. Versetto 2. Egli aveva in mano un libretto e pose il suo piede destro sul mare e sinistro sulla terra. Quando Giovanni vede questo personaggio che scese dal cielo, Giovanni vide che nella mano aveva un libretto. Un libro piccolo o un rotolo piccolo. Il motivo che Giovanni lo descrive come un libretto è per distinguerlo dal rotolo che c'era nella mano del Padre nel capitolo 5, come abbiamo visto settimane passate. Se vi ricordate, il Padre aveva un libro, un rotolo
nella mano destra, ma questo è un libretto, è piccolo, non è grande come era il libro, come era il rotolo che il padre aveva nella sua mano. E Giovanni vede che questa persona, questo carattere, questo personaggio scese dal cielo e mette il suo piede destro sul mare e il suo piede sinistro sulla terra. Questo significa che il messaggio che c'è scritto in questo libretto, il messaggio che c'è scritto in questo rotolo che è nelle mani di questa persona, influenzerà tutto il mondo. Tutto il mondo sarà influenzato dal messaggio che c'è scritto in questo libretto. Versetto 3. Poi gridò a gran voce come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i sette duoni fecero udire le loro voci. Mentre questo angelo potente si trovava con un piede sul mare e un piede sulla terra, questo angelo incominciò a gridare con voce altissima, una voce così alta che somigliava al ruggito del leone. Giovanni lo paragona a un leone che ruggisce e fa sentire la sua voce. Quando questo angelo grida con questa voce ruggente, Giovanni dice che i sette duoni parlarono e fecero udire le loro voci. I duoni non ruggiscono come l'angelo. I duoni parlano, danno un messaggio intelligente. Parlano con parole che Giovanni udì e Giovanni capisce. Sette duoni, e i sette duoni parlano, proclamano un messaggio. Versetto 4. Quando i sette duoni parlarono, io stavo per mettermi a scrivere. La reazione di Giovanni quando udì il messaggio dei sette duoni era quello di scrivere. Giovanni prese un pezzo di carta, Giovanni prese una penna e stava scrivendo, si stava preparando a scrivere quello che lui udì dai sette duoni. E il motivo che Giovanni si stava preparando a scrivere, perché Gesù, nel capitolo primo dell'Apocalisse, al versetto 19, Gesù dice questo a Giovanni. Gesù dice: scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Gesù dice: Giovanni, scrive. Scrive tutte le cose che tu hai visto, passate, presente e future. So Giovanni pensava che lui era sotto il comando dato di Gesù al principio di scrivere, e così si stava preparando a scrivere. Ma ritornando al versetto 4, una voce dal cielo disse: non sappiamo a chi appartiene questa voce. Alcuni dicono che la voce di Dio che parla,
E la voce dice a Giovanni: sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere. La voce dice a Giovanni: non scrivere il messaggio che tu hai udito dai sette tuoni. Sigillalo, sigillalo, sigillalo. No, sigillare il messaggio significa che il Signore lo vuole mantenere un segreto. Il Signore non vuole che la gente sappia quello che il messaggio è. La stessa cosa noi vediamo nel capitolo 12 di Daniele, versetto 8, versetto 9. Daniele dice: io udì, ma non compresi, e dissi: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Daniele vede, ma non capisce. Domanda qual era il significato delle cose che lui aveva visto. E domanda, dice: quale sarà la fine di queste cose? Versetto 9. Egli rispose: va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. La risposta dice: Daniele, vai, non è per te di comprendere, non è per te di capire quello che il messaggio è e quando queste cose si avveranno. Va, tu morirai, tu sarai seppellito, ma quando il tempo arriverà, la gente che viverà a quel tempo, loro capiranno, loro comprenderanno quello che il messaggio è, quello che il messaggio significa. Sigillalo, non lo rivelare, dice il Signore. Ritornando al capitolo 10, versetto 5, questo significa, fratelli e sorelle, che ci sono molte cose, che ci sono altre cose che si avveranno durante la tribolazione, che il Signore non ce l'ha rivelato, perché il Signore ha detto a Giovanni: sigillale, non li scrivere. Perciò noi dobbiamo mantenere nella nostra mente che non possiamo essere molto dogmatici quando viene al libro dell'Apocalisse, perché ci sono cose che il Signore non ha rivelato, che si avveranno quando il tempo è giusto. Ricordiamoci, noi non saremo su questa terra quando queste cose si avveranno. Il Signore è venuto, il Signore ci ha rapito, noi l'abbiamo incontrato nell'aria. I morti in Cristo risuscitano primo, quelli che sono viventi saranno cambiati in un battito di occhio, e insieme a quelli che sono risuscitati dai morti, con le nuvole, noi saremo portati nel cielo, e lì incontreremo Gesù, e Lui ci porterà alla casa del Padre. So, fratelli e sorelle, no, tutte queste cose che succederanno sulla faccia della terra, noi li guarderemo dal cielo, ma noi non saremo presenti su questa terra. Giovanni dice allora all'angelo che avevo visto stare in piedi sul mare, sulla terra, alzò la mano destra verso il cielo. Ora Giovanni vide che questo angelo potente, che lui ha visto scendere dal cielo sulla terra e aveva messo un piede sul mare e un piede sulla terra, Giovanni vide che l'angelo alza la mano destra verso il cielo, verso il Dio. L'angelo si prepara a prendere un giuramento.
Questa è la posizione quando la gente si preparava a giurare. Loro alzavano la mano destra. Vediamo quello che succede, versetto 6. E giurò per colui che vive nei secoli e nei secoli. Fratelli e sorelle, questa è un'altra dimostrazione che questo angelo potente non è Gesù Cristo, perché l'angelo giura, e quando giura, giura nel nome di Dio, di colui che vive nei secoli dei secoli, colui che aveva creato il cielo e tutte le cose che si trovano nel cielo, colui che aveva creato la terra e tutte le cose che si trovano nella terra, e il mare, e colui che aveva creato il mare e tutte le cose che si trovano nel mare. Perciò questo angelo prende un giuramento nel nome del Creatore del cielo, della terra e del mare, e dice che non ci sarebbe stato più indugio. Significa che il tempo per la gente di pentirsi è finito. Tutti i giudizi che sono rimasti si avvereranno molto rapidamente, uno dopo l'altro. Non più indugio, non più pausa, non più intermezzo. Il Signore, il giudizio del Signore continuerà e continuerà velocemente. Versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo sigillo, del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi serventi, i profeti. Il tempo quando queste cose che il Signore ha deciso di non rivelare a noi, queste cose che la voce dice a Giovanni di sigillarli, queste cose saranno compiute, verranno a compimento quando il settimo angelo suonerà la settima tromba. Sì, ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando ebbe suonato, ci dà il tempo quando si avveranno. Dice che quando l'angelo suonerà la settima tromba, il mistero di Dio è compiuto. La domanda è: che è questo mistero di Dio? Giovanni ci dice che questo mistero il Signore l'ha rivelato ai suoi servi, i profeti. So, nel Vecchio Testamento il Signore ha rivelato ai profeti, ai suoi servi, il mistero di Dio. Non possiamo essere completamente sicuri, ma il mistero di Dio probabilmente parla di quando Gesù Cristo. Sì, fratelli e sorelle, se noi andiamo nel giardino, il Signore ha creato Adamo, il Signore ha creato Eva, l'ha messo nel giardino, e il Signore ha detto: io vi do, questo è tutto appartiene a te, governalo, hai dominio sopra tutta la mia creazione. Il Signore li ha messi in carica della sua creazione. Ma quando Adamo e Eva sono stati disobbedienti e hanno disubbidito il Signore,
Il potere che il Signore aveva dato a loro fu trasferito automaticamente sul diavolo. Il diavolo è diventato il re, il signore di questo mondo, il signore che governa i figlioli che vivono in disobbedienza. E questo è il motivo che Gesù è venuto sulla terra, per distruggere il lavoro del diavolo. E l'ha distrutto sulla croce. Ma fratelli e sorelle, il diavolo è ancora il signore di questo mondo. Ma durante la tribolazione, i regni di questo mondo diventeranno i regni del nostro Dio, e il nostro Signore governerà in tutto il mondo. Il nostro Signore riconquisterà tutto quello che noi abbiamo perso quando abbiamo disobbedito al nostro Signore. So, il mistero di Dio, quando il Signore governerà sulla terra, non più diavolo, non più gente malvagia, ma Gesù governerà dalla città di Gerusalemme per 1000 anni sulla faccia della terra. Questo mistero si avverrà. È il mistero di Dio che è stato annunciato ai profeti nel Vecchio Testamento, verrà a compimento nel futuro. Perciò Giovanni dice che il mistero di Dio sarà compiuto, è ancora futuro. Ci stiamo avvicinando, ma ancora non è venuto a compimento. Versetto 8. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano dall'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. La voce che dice a Giovanni: Giovanni, non scrivere il messaggio dei 7 tuoni, sigillalo. La stessa voce ora parla a Giovanni e dice: Giovanni, vai e pigli il libro che è aperto nella mano dell'angelo che sta con un piede sul mare e un piede sulla terra. Questo è il comando che la voce dà a Giovanni, di andare a pigliare il libretto, il rotoletto che si trovava nella mano dell'angelo. Versetto 9. Io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Giovanni va dall'angelo e Giovanni chiede all'angelo: dammi il libro, dammi il libretto. L'angelo dice: lo puoi prendere, ma quello che io voglio è che tu lo devi mangiare. Dimoralo. Dimora questo libretto. E quello che succederà è che quando tu hai mangiato il libretto, nella bocca sarà dolce come il miele, ma quando arriverà nel tuo stomaco, quando arriverà nei tuoi intestini, sarà amaro, amaro. Il libretto parla della parola di Dio. Il libretto parla del messaggio che noi predichiamo a tutto il mondo.
Sì, fratelli e sorelle, certe volte la parola di Dio è dolce come miele. Noi sappiamo della grazia di Dio, sappiamo dell'amore di Dio, sappiamo delle benedizioni di Dio, noi sappiamo della salvezza di Dio, sappiamo di tutte le promesse che Gesù ci ha fatto, e quando noi udiamo la parola di Dio è dolce. Si fa sentire bene. Ma la parola di Dio non è sempre dolce. La parola di Dio parla anche dell'amarezza, dei giudizi che il Signore deve mandare sulla terra quando noi ci ribelliamo contro a Lui. Quando noi non ci vogliamo sommettere alla Sua volontà e noi vogliamo fare le nostre cose. Sì, fratelli e sorelle, la parola del Signore ci dice che negli ultimi tempi molti cristiani vogliono solamente ascoltare cose buone. E loro cercheranno predicatori, loro cercheranno pastori che gli dicono quello che loro vogliono udire. Gli vogliono graffiare gli orecchi. Fratelli e sorelle, stai attento. Quando tu ascolti un pastore che domenica dopo domenica, una volta che predica, è sempre un messaggio buono, un messaggio come il miele. Stai attenta, perché la parola del Signore, ci sono i messaggi buoni, ci sono il miele, ma certe volte noi, quando dobbiamo essere confrontati con la severità di Dio, quando noi viviamo in peccato. Paolo dice a Timoteo di predicare la parola di Dio, e certe volte tu gli devi dire alla gente che si devono pentire se continuano come stanno vivendo, perderanno l'anima loro. So, fratelli e sorelle, l'angelo ci dice a Giovanni, nella bocca sarà come il miele, ma quando arriverà nel tuo stomaco, nel tuo intestino, sarà amaro. La dolcezza e l'amarezza della parola di Dio. Quando noi viviamo per Lui è dolcezza, ma quando noi ci ribelliamo contro Lui e noi non vogliamo fare niente con Gesù, diventa amarezza, perché il Signore deve fare qualche cosa per cercare di portarci nella santa via. Versetto 10. Giovanni dice: io ho preso il libretto dalla mano dell'angelo e lo dimorai. Giovanni fa quello che l'angelo ci aveva detto, si mangia il libretto. E fratello e sorella, guarda che succede. Quando incominciò a mangiarlo, era dolce come il miele nella bocca. Ma quando arrivò nello stomaco, quando arrivò nell'intestino, Giovanni dice che sentì l'amarezza. La dolcezza non rimase molto tempo. Nella bocca dolcezza, ma quando arrivò nelle viscere diventò amaro. Versetto 11. Poi mi disse: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Qua non sappiamo quello che era scritto nel libretto, ma quello che era scritto in questo libretto è associato e collegato con il comando che Giovanni riceve, e il comando di continuare a profetizzare a tutti gli uomini.
È un messaggio generale, è un messaggio che appartiene a tutta la gente. Fratello e sorella, il motivo che appartiene a tutta la gente è perché tutta la gente ha bisogno di salvezza. La parola del Signore ci dice che non c'è nessuno che è giusto, che non c'è nessuno che è santo. Siamo tutti peccatori e tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio. Perciò Giovanni, l'angelo dice, è necessario. Sì, fratelli e sorelle, se noi non predichiamo, se noi non profetizziamo, se noi non parliamo, come la gente si può salvare? La gente si può solamente salvare se qualcuno ci dice a loro che hanno bisogno di salvezza e che Gesù è venuto e è morto per salvarli. Perciò è necessario che tu profetizzi ancora su popoli, nazioni, lingue e re. Giovanni, il tuo lavoro non è finito. Il tuo lavoro ancora continua. È la stessa cosa con noi. Fino a quando Gesù ci lascia su questa terra, o fino a quando noi siamo qui prima che Lui ritorna e ci rapisce, noi dobbiamo proclamare tutta la parola di Dio. Noi siamo strumenti nelle mani del Signore. Noi dobbiamo predicare la verità, perché senza verità non c'è salvezza. E fratelli e sorelle, la verità che noi dobbiamo predicare è Gesù Cristo, perché Gesù è la via, la verità e la vita. È solamente Gesù. Fratelli e sorelle, non so se voi fate attenzione a tutto quello che sta succedendo nel mondo. La Francia proteste, bruciano cose. La stessa cosa in Germania, in Inghilterra. Non lo so se in Italia ci sono proteste. La guerra nella Russia e l'Ucraina, la guerra nel Middle East. Israele, gli arabi, le proteste che ci sono anche in Israele, in America, in tutto il mondo. Ho letto un articolo, il Signore ci dice che quando noi ci avviciniamo alla fine sarà come i giorni di Noa. E uno dei peccati di Noa era quello che la gente stavano cercando di cambiare la gente e renderli non umani di più. Ho letto un articolo che prima parlavano che per l'anno 2045 sono arrivati all'immortalità. Dice per l'anno 2045 la gente non morirà più. Se loro giocano come il Dio. Loro dicono che loro sarà possibile a loro di controllare la morte e la vita. Prima dicevano 2045. Oggi, due giorni fa, uno degli ingegneri che lavorava per Google ha detto che in 8 anni non ci sarà più morte. La gente... Sarà possibile che la gente vivrà per tutta l'eternità. Fratelli e sorelle, vi ricordate la torre di Babele? Quando la gente dice, noi non abbiamo bisogno di Dio, noi costruiremo una torre che ci porterà in cielo. Il Signore ha fatto il suo, è la stessa cosa oggi. Ci stiamo avvicinando al ritorno di Gesù Cristo. Il mondo diventerà più oscuro e più oscuro, perché un mondo che ha rigettato il Dio e ha rigettato Gesù Cristo. Ma noi è tempo che noi ci rallegriamo, perché noi sappiamo
che il Signore sta ritornando molto presto. Può essere stanotte, noi non sappiamo, chi lo sa? E noi andremo a essere con Lui. Fratelli e sorelle, l'invito e il comando nella parola del Signore dice guardate, guardate e guardate. E questo è come noi dobbiamo vivere la nostra vita, con gli occhi guardando e facendo la volontà del Signore. Signore, ti ringrazio per la tua parola. Per la tua parola è verità. La tua parola è una parola santa. Le tue promesse durano per tutta l'eternità. Signore, aiutaci di vivere la nostra vita guardando e ascoltando per te. E aiutaci di arrivare a un posto quando noi diciamo a te, Signore, usami per la tua gloria e per il tuo onore. Signore, noi sappiamo che tu ritornerai molto presto. Gesù disse, io vengo presto. E la risposta è stata, vieni Gesù Cristo. E noi diciamo la stessa cosa questa sera, vieni Gesù Cristo. Signore, ti ringrazio nel nome poderoso e santo di Gesù. Fratelli e sorelle, vi lascio un'altra volta con la pace e con la benedizione di Dio. E se ancora stiamo qui su questa terra, la prossima domenica continueremo con il capitolo 11. Il Signore vi benedica e vi mando un bacione nel nome di Gesù Cristo. A tutti noi, un bacione a tutti voi nel nome di Gesù, che è benedetto da ora e in eterno. Amen e amen.